Attenzione. Allora, tra un minuto cominciamo, così possiamo cominciare un attimino a ricordarci, ma più che altro a metterci anche un attimino a pensare a quello che sarà fatto, quindi con il giusto stato d'animo di preghiera, di lode e di adorazione. Ok, penso che sia il caso di cominciare. Purtroppo statisticamente alle volte parecchie persone si aggiungono dopo, però sono le 4:30 e siamo già sforati circa un quarto d'ora di minuti dal programma. Allora, a nome della Chiesa di Ricerca di Termoli vi diamo il benvenuto a tutti quanti, in modo particolare ai membri dell'associazione Rielabora. Ho già dimenticato i nomi, quindi chiedo di alzare i piedi. Uno è Davide, l'altro è Delia, poi c'è Giordi, poi c'è Miriam, e poi l'altro. Solo voi. C'è Chris, vabbè, questo non è che mi ricordo. Allora, Alfred, il grande Alfred. Poi, un benvenuto particolare, abbiamo anche a Chris Zito, che è l'oratore, insegnante della Scuola IBI di Roma. E lui tratterà il tema che avete, penso che avete potuto constatare attraverso gli inviti che abbiamo inviato alle varie chiese. Il tema è colui che vede nel segreto, preso da Matteo capitolo 6, versetto 6. È un argomento molto importante, penso che unico con il panorama, perché almeno che lo ricordi non si è mai trattato una cosa del genere, perché spesso noi ci comportiamo in un certo modo pensando che Dio non ci vede, ok? Noi siamo abili e bravi a nasconderci davanti alle persone, ma non siamo abili a nasconderci davanti a Dio. Dio è colui che vede nel segreto, sia le cose buone, quando lavoriamo dentro le quinte per l'opera sua, ma anche purtroppo nelle cose negative, noi alle volte pensiamo di essere ipocriti, di nasconderci davanti agli altri, davanti alla Chiesa, ma davanti a Dio non è possibile nascondere nulla. Ovviamente non aggiungo nulla perché qui si è talmente bravo e competente che potrà lui sviscerare benissimo questo argomento. Allora, prima di passare un attimino a quello che sarà il programma, un paio di informazioni di natura pratica. La prima è questa, vi faccio vedere come si fa. Questa cosa si chiama cellulare, dobbiamo spegnerla. Allora, appoggiate in basso a destra, si spegne, così non disturbiamo. Possiamo anche concentrarci sulla parola di Dio. Secondo aspetto, per quanto riguarda i servizi sanitari, o PC, oppure bar, o toilette, chiamatelo come vi pare, stanno praticamente a destra, uscendo sulla destra, ok? Oppure entrando sulla sinistra. Troverete comunque un paio di ragazzi, ora non vedo, tanto stanno, Andrea e Piero, due stanno. Dovrebbe esserci da quelle parti un paio di ragazzi con la targhetta staff, quindi con qualsiasi informazione di natura pratica potete riferirvi a loro, potete fare riferimento. Allora, il programma è molto semplice, pensiamo di sviscerarlo in un tempo di circa 3 ore. Allora, dopo questo breve benvenuto, che a proposito vi incarico a nome della Chiesa di Termoli di portare i nostri saluti alle vostre chiese. Ci teniamo molto a questo, finché voi possiate, segno di comunione, portare i vostri saluti alle vostre rispettive chiese. Dopo questa breve presentazione ci sarà un video che presenterà Giovanni di Rielabora, in cui verrà presentata l'associazione, lo scopo dell'associazione. Perché questo convegno è stato organizzato dalla Chiesa Evangelica di Termoli in collaborazione con questa associazione Rielabora, che sviluppa un ministero tra i giovani, però poi sarà Giovanni a dire qualcosa in più. Quindi dopo questo video ci sarà un periodo di lode, dopo ci sarà il primo studio, la prima sessione di sito,
dopo verso le 5:20, 5:30 ci sarà un piccolo break di un quarto d'ora, 20 minuti, dopodiché ci sarà di nuovo la lode e poi ci sarà il secondo studio sempre rivestito per poi terminare con delle domande. Ok, io ho terminato la parte introduttiva, do la minuta. Se vuoi bisogno del microfono. Forse da casa mia, mio figlio. E il Signore veramente possa
circolare che dice che chi ben comincia è a metà dell'opera. E quindi io credo che per iniziare questo incontro non c'è altro modo migliore che quello di cominciare con la lode, con l'adorazione a nostro Signore. E che spero tutti noi qui presenti possiamo chiamare Padre, se l'abbiamo fatto entrare tramite suo Figlio Gesù morto per noi nella nostra vita. E per cominciare bene una lode, io penso che dobbiamo anche concentrarci sull'oggetto della nostra lode, perché sembra scontato, ma dobbiamo ricordare che siamo alla presenza di colui al quale noi innalzeremo questi canti. E lui stesso, in Salmo 46, ci invita, ci ordina a dire: fermatevi, riconoscete che io sono Dio, sarò glorificato fra le nazioni. E questo fermarci non solo un atteggiamento di reverenza nei suoi confronti, ma anche con i pensieri, che quindi possiamo aver lasciato a casa tutte le nostre preoccupazioni, possiamo fermarci con i pensieri, concentrarci proprio su di lui, l'oggetto della nostra lode, perché ancora nella Bibbia noi leggiamo: dona il Signore Dio tuo, lui è degno e a lui solo rendi il culto, perché lui è la nostra giustizia tramite il Signore Gesù. E nessuno è come lui. Sto più o meno elencando alcune frasi del primo canto che canteremo di adorazione, che comprende è un trio, tre canti legati l'uno con l'altro che sicuramente conosceremo. Oh,
Levante fino al Ponente, quindi vuol dire sempre dalla mattina alla sera, come anche da un territorio all'altro del mondo. Però una domanda, ci è facile benedirlo veramente sempre? Cioè in qualunque circostanza, ad esempio qui ci sono parecchi giovani, quando l'esame va bene, ma anche quando non va bene l'esito, oppure anche in un colloquio di lavoro, quando è positivo o negativo, oppure magari anche una cosa più semplice, quando trovo così il parcheggio, ma anche no, e io sono di quelle rispetto al mio marito, il parcheggio non lo trova mai, e devo fare conti col fatto che devo ringraziare il Signore lo stesso, ed è difficile, devo ammettere che è difficile. E lo loderemo veramente quando vinceremo e quando perderemo? Questo vuol dire sempre, cioè quando, come dice il canto che seguirà, quando la terra è florida, verdeggiante, ma anche quando è arida, quando non c'è pioggia, quando tutto è incantevole intorno a noi, ma quando anche tutto è immobile, quindi non ci sono cambiamenti. E dobbiamo farlo, dobbiamo benedirlo perché il suo nome è glorioso e lui è benedizione. Nella maniera più dolce e completa. Lui ha tanti appellativi con il
quale viene chiamato nella Bibbia. Lui è il consolatore, lui è la via, lui è la luce, lui è il liberatore, è il salvatore. E mi viene in mente un termine veramente dolce: Gesù è meraviglioso, perché noi ancora non finisce di stupirci, di stare meraviglia, lo stupore che abbiamo nei suoi confronti sicuramente non, a questo non ci abitueremo mai, fino a quando non lo vedremo, non lo vedremo un giorno nel cielo, perché così sarà, perché lui tornerà e noi lo vedremo faccia a faccia. Quindi possiamo cantare insieme, penso che siamo tutti d'accordo nel cantare dicendo a lui: meraviglioso sei. Thank you.
che è meraviglioso. Gesù, nessuno è come lui, l'abbiamo benedetto. E continuò ad adorarlo per quello che ancora è. Lui è grande, è forte. Gesù dei miracoli, ha cambiato l'acqua in vino, ha dato la vista ai ciechi, ha ridato la vita ai morti e lui stesso ha vinto la morte. E quindi, cosa possiamo dire? Tirando le somme, non c'è nessun altro come lui. E circa noi, cosa ci succede? Con un Dio così, l'unico Dio, con noi ci fermeremo? Se siamo abbattuti, ci fermeremo allora? No, nulla ci potrà sconfiggere, come leggiamo in Romani 8. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Chi accuserà i suoi eletti? Chi li condannerà? E noi siamo più che vincitori, perché il nostro Dio è grande. Thank you.
quella di un Gesù incoronato che ha ripreso la sua gloria e al quale angeli e tutto il creato danno lode dicendo: Santo, 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 tu sei il Dio onnipotente, che sei, che eri e che sarai, sempre sarai. E anche noi questa sera vogliamo adesso abbassare un po' i toni della lode, cantare un po' con più tranquillità e ancora maggiore riverenza nei confronti del nostro Dio tre volte santo. Tu sei degno. Thank you.
della Bibbia, perché abbiamo letto molto di più di un Gesù mansueto, umile, un Gesù di Nazareth, il quale è stato un uomo rigettato per i nostri peccati, al quale Dio ha dovuto togliere la gloria affinché portasse avanti il suo compito. Però rendiamoci conto che stasera noi abbiamo fatto entrare tra di noi, siamo alla presenza di un re di gloria. E il Salmo 24 infatti fa un invito: o porte, alzate i vostri capi, il re di gloria entrerà. Ma chi è questo re di gloria? Questa è la domanda che risuona. Chi è? Egli è il Signore degli eserciti, è il re della gloria, è Gesù. Gesù è il re dei re. E con questo canto finiremo la prima parte di lode. Let's go.
Buonasera, buonasera a tutti. So per chi non mi conosce, sono Davide, da Perugia, quindi sono un po' più a nord, però perugino, però sono anche pugliese e mi sento anche un po' molisano. Pugliese perché ho la moglie e i nonni pugliesi, e molisano perché mi sono sposato a Termoli, quindi 2 anni fa più o meno mi sono sposato qui, quindi mi sento uno di voi, ecco, volevo dire questo. E per me è un grande privilegio, un grande onore, una grande benedizione stare qui con voi e poter portare un messaggio che io considero radicale, un messaggio incentrato sull'unica persona degna di questo messaggio, che è Cristo Gesù. Il messaggio radicale della croce è il messaggio che ha cambiato per primo le nostre vite, la mia vita e la vita anche di tanti altri giovani. E oggi tratteremo il tema, come ha detto Tony prima, colui che vede nel segreto. Non so se avete pensato a questo tema in questi giorni o nelle notifiche che vi arrivavano sull'evento di Facebook, sempre, ero io. Io invece, quando abbiamo pensato a questo tema, la prima immagine che ho pensato era quella del mio comodino. Vi spiego perché. Perché nel comodino mettiamo tante cose, le nostre cose, no? Però poi ho pensato che in quel comodino c'era anche una scatola che potevo vedere solo io, in cui inserivo tutte le mie cose nascoste e continuavo a inserire tutti i giorni queste cose nascoste. Questo comodino è un po' rappresenta il nostro cuore, un cuore che inserisce tante cose, mostra agli altri tante altre cose, però c'è nel profondo del nostro cuore c'è quella scatola nascosta. È un po' il nascondino nostro, e proprio in quel nascondino troviamo in Salmi 51, leggiamo: ecco, tu ami la sincerità nell'interiore, insegnami dunque sapienza nel segreto del cuore. È proprio lì che Dio deve intervenire nella nostra vita. E questo tema è stato affrontato nelle sessioni da Chris, ci deve essere Giacomo, ci tengo a che riporti i suoi saluti. Purtroppo ieri si è ammalato con 39 di febbre e non è potuto venire, però ci tengo a salutare. E vi presento quindi Chris. E Chris è professore Ibe, un anziano della chiesa di Nettuno, un grandissimo, io l'ho raccolto, un grandissimo uomo di Dio, una fantastica famiglia, e in questi anni ci ha sempre accompagnato in tutti gli eventi, ci ha ammaestrato, ci ha veramente aiutato nella nostra crescita. E a me forse mi ha visto da piccolo, non capivo tanto, fino a diventare in tutti i passi della mia vita, con un matrimonio, tra un po' divento babbo, e quindi vi lascio la parola a Chris. Vorrei pregare un secondo. Signore, ti voglio ringraziare perché possiamo essere qui, grazie Padre per Tony, la Chiesa, gli anziani che ci ospitano, grazie per questo immenso privilegio e onore che ci hai dato di stare alla tua presenza insieme. Voglio veramente presentare quello che dirà Chris, che il tuo spirito possa davvero parlare al posto suo e che tu possa innanzitutto togliere ogni pensiero che abbiamo nelle nostre menti, che possiamo essere pronti ad ascoltare ciò che tu ci vorrai dire, ma soprattutto che questo messaggio non sia un messaggio che è bello, che facciamo nostro per questa giornata, ma sia un messaggio che possa cambiare la nostra vita e fare nostro come qualcosa di prezioso da portare nella nostra quotidianità. In nome di Gesù. Thank you.
Il Signore guarda dal cielo e gli vede tutti i figli dell'uomo. Dal luogo della sua dimora osserva tutti gli abitanti della terra. Egli ha formato il cuore di tutti e li osserva tutte le loro opere. La parola del Signore, Salmo 33. Dio vede tutto dal cielo. E dal cielo vede anche nel segreto. Ci sono due eventuali modi in cui possiamo comprendere questa frase: Dio vede nel segreto. Un modo è che Dio vede ciò che facciamo nel segreto. Il brano citato da Tony prima, ma Gesù dice in Matteo 6, versetto 3, ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quello che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Quando invece qualcuno si fa del male di nascosto, il Signore lo vede lo stesso, però la sua reazione è un po' diversa. Per esempio, Salmo 101, versetto 5: sterminerò chi sparla del suo prossimo in segreto. Mamma mia, questo ci fa pensare di parlare meno, pregare di più. Dio vede quindi quello che facciamo nel segreto, sia il bene sia il male, e agisce conformemente, come dice nei Proverbi: gli occhi del Signore sono in ogni luogo, osservano i cattivi e i buoni. Gli occhi del Signore penetrano però ancora più in profondità, fino infatti ai luoghi più intimi dell'essere umano. Della sua parola, della parola di Dio, è scritto così, conoscete bene, è penetrante, la parola di Dio è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolle. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, dove si può andare l'uomo, dove puoi andare per nasconderti al Signore. La sua parola penetra fino in fondo e giudica i sentimenti, i pensieri del cuore. O in altre parole, lo sguardo di Dio penetra anche fino alle motivazioni del cuore, le motivazioni. E infatti a questo livello, a livello delle motivazioni, dove nascono le azioni che eventualmente eseguiremo, a livello delle motivazioni nascono tutte le nostre scelte e tutte le nostre azioni. Tutto ciò che faremo, che Dio vedrà, lui già visto a livello delle motivazioni del cuore.
Dove si può andare per nascondere dal Signore? Ma quando parliamo delle motivazioni, ci sono anche due livelli di motivazione. Da un lato ci sono tutte le motivazioni secondarie che incidono direttamente sulle nostre scelte e azioni. Per esempio, se io sono motivato per ottenere l'incentivo di 15% al lavoro, diciamo, cosa farei? Come incide questa mia motivazione, questa motivazione del mio cuore, come incide sulle mie azioni? Verrei in ufficio ogni mattina presto e rimarrei fino a tardi. Voglio quel 15% in più. Farei tutti i miei compiti tanto meticolosamente quanto possibile, controllando e ricontrollando tutti i fatti e tutte le cifre, perché io voglio, sono motivato da quel 15%, voglio io. Se sono un po' cattivo, cercherei addirittura di sovvertire i miei colleghi in modo che io possa apparire meglio agli occhi del mio capo. E quindi vediamo che la mia motivazione incide direttamente sulle mie scelte e sulle mie azioni, le motivazioni del mio cuore. Non è solo un pensiero, posso avere il pensiero e se rimane solo pensiero non agisco, è un'idea. Ma quando l'idea diventa una motivazione del mio cuore, io agisco, perché diventa la mia passione. Ma oltre a questo tipo di motivazione, c'è anche quello che possiamo chiamare la motivazione centrale del cuore, la motivazione centrale del cuore. E questa motivazione è di natura religiosa, anche se sei un atto, questa motivazione centrale del cuore è di natura religiosa, in quanto ha a che fare con il Dio o con gli dèi della mia vita. È la motivazione suprema che determina e indirizza tutte le altre mie motivazioni. È il mio Dio. E conoscendo com'è l'uomo è fatto, infatti, Gesù parla un po' di questa motivazione centrale, senza usare chiaramente questa parola, quando dice, ricordate, nessuno può servire due padroni, due motivazioni centrali, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. E Mammona, nel senso più generale, significa le cose. Non potete servire sia Dio e le cose. Potete servire Dio e le cose e parlare di Dio? Certo. Posso servire Mammona e venire in chiesa e cantare? Certo posso fare, ma non posso servire Dio e le cose. O Gesù è sbagliato? E non è sbagliato. Non si può servire Dio e qualcos'altro. La motivazione centrale del mio cuore è il mio Dio. Io sono il suo schiavo. Oggi le premesse delle mie due prete, perché dovrebbe essere solo uno, sono le seguenti. La motivazione centrale di una persona
risiede nella parte più segreta del suo essere. Quindi se Dio è il tuo padrone, è il tuo padrone perché è al posto centrale del tuo cuore. Se invece è un altro dei, Dio, o altri dei, quelli dei o quel Dio risiede nel posto più intimo del tuo essere. E sei schiavo adesso. Spesso questa motivazione centrale è nascosta alla persona. In ogni caso, nessuno è capace di conoscere in fondo la propria motivazione centrale. Ma come dice il Salmo riguardo al Signore, i suoi occhi vedono, le sue pupille scrutano i figli degli uomini. Cioè, lo sguardo di Dio penetra fino al posto più segreto dell'essere, dove puoi andare per nasconderti dal Signore, puoi trovare un rifugio proprio dentro di te. E dice: io non rivelo a nessuno ciò che penso, non rivelo a nessuno qual è veramente la mia passione di vita. Dio vede. Ecco le premesse della predica. Ma il tema invece è questo: tutto ciò che facciamo, sia il bene sia il male, viene valutato in definitiva dal Signore sulla base da quello che Dio vede nell'intimo del tuo cuore. Tutto ciò che fai, il bene e il male, alla fine viene valutato dal Signore, da ciò che lui vede nel segreto del tuo cuore. In altri termini, non si può gettare il fumo negli occhi del Signore con le apparenze. Alla luce del suo sguardo, tutto è esposto, fino alla motivazione centrale, alla passione centrale nascosta nel luogo più intimo del tuo essere. Allora, primo Samuele, capitolo 16, versetto 6. Ma il Signore disse a Samuele: non badare al suo aspetto, né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti, il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda a cosa? All'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. E il contesto di queste parole è la scelta di un nuovo re a guidare Israele dopo il fallimento del re Saul. E il profeta Samuele era stato condotto dal Signore a Jesse, o Isai, per ungere uno dei suoi figli come il nuovo re di Israele. E non sapendo quale figlio il Signore aveva scelto, Samuele ha ritenuto che il nuovo re dovesse essere il fratello più grande, Eli, che evidentemente gli colpì come un uomo regale. Ma in realtà il Signore non aveva scelto nessuno dei primi sette figli, ma ha scelto invece il più piccolo, Davide, che era al pascolo con le pecore. E perché il più piccolo?
E qui parentesi, diciamo. Attenzione, Dio ha a cuore gli orfani e le vedove, questo non è sotto discussione, però dobbiamo stare attenti di pensare che solo perché sono vedovo, orfano, povero, debole, sono a posto, perché Dio non guarda l'apparenza, Dio guarda il cuore. E Samuele, il profeta, l'uomo di Dio, era un po' confuso, ma come? Non è questo, 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 non ci sono più, no, ce l'ho ancora un altro. Pastore con le pecore. E qualcuno può pensare, oh, Dio ha lasciato lui perché è il più piccolo, ma non è così. È capitato che è il più piccolo. Ma Dio ha scelto Davide e ci dice in modo molto chiaro perché lui guarda alle motivazioni del cuore. E cosa possiamo dire di questo Davide a questo riguardo? Lasciamo la valutazione del Signore stesso a informarci. Atti capitolo 13 versetto 22, raccontando la storia di Israele: io ho trovato Davide figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore, che eseguirà ogni mio volere. Che cos'è essere un uomo, una donna, un giovane secondo il cuore del Signore? Ma la Bibbia ci spiega. E in realtà parla di questa motivazione centrale della vita. E al centro della vita di Davide c'era il Signore. E solo il Signore. E questo non significa che non amava i suoi genitori, ma i suoi fratelli, che aveva, voleva imparare a pascolare meglio, eccetera, eccetera. Non significava che non aveva altri interessi, che pensava 24 su 24 sul Signore, anche se questo era il suo unico desiderio, no? Passare tutti i giorni alla presenza del Signore nel suo tempio. Ma cosa significa che c'era solo Dio al centro della sua vita? Perché noi parliamo così, ma cosa significa? Perché qualcuno facilmente, specialmente quando le ho a che fare ultimamente con diverse persone che si stanno avvicinando al Signore, e ogni volta che dice ciò che dice semplicemente le Scritture, dovete rinunciare a voi stessi, prendere la tua croce e venire a seguire Gesù, qual è la prima reazione? Devo lasciare la famiglia, devo lasciare il lavoro, perché non è chiaro, non è evidente. Come posso avere il Signore come la motivazione centrale della mia vita e avere una funzione in questo mondo, in questa vita? Devo stare a casa tutta la giornata a pregare e leggere la Bibbia e altre cose così? Questo non è la vita che le Scritture ci presentano. Eppure ci esorta: non potete servire due padroni. O c'è Dio soltanto al centro della vita, o c'è qualcos'altro, oppure, come è il caso magari con la maggior parte di noi, c'è un miscuglio, Dio e altre cose. E siamo convinti che ci sta Dio perché soltanto perché ci sta Dio, ma in realtà ci sta Dio e tante altre cose. E quindi non stiamo servendo Dio, non siamo come Davide, rischiamo di essere come Saul o come Salomone. Dio non guarda l'apparenza, ma il cuore. I suoi occhi penetrano fino in fondo il segreto del cuore. Se c'è qualcosa nel mio cuore, Dio più qualcos'altro, o se c'è una concorrenza nel mio cuore, Dio contro qualcos'altro,
sa precisamente che io ho questa concorrenza nel mio cuore, che con la mia bocca parlo il nome di Gesù Cristo, ma dentro il mio cuore ho degli idoli. C'è anche il Signore. Però in realtà sono ingannato, perché non si può servire in quel padrone. Uno solo, perché sarà o schiavo a uno o all'altro. Non tutti e due, non si può essere schiavo, non si può dividersi. Metà servo Dio, metà seguo me, sono i miei desideri, le mie passioni. Come succede quando si fa così? Succede sempre le stesse cose. Dio diventa un grande Babbo Natale per servirci a realizzare i nostri sogni. Ecco, sì, Dio è il mio Signore, Gesù è il mio Signore, ma Signore, tu devi aiutarmi a realizzare ciò che voglio io. Fatto, tu ci hai promesso tante benedizioni, tante ricchezze, tante di queste cose, e facciamo chissà che tipo di teologia, arriviamo a un Dio che serve noi, non nel senso che Lui vuole servirci, ma nel modo in cui noi vogliamo avere un forte, un ricco che ci aiuta con tutte le nostre cose. Dio non può essere ingannato, siamo noi magari ingannati, ma Dio no, perché Lui vede tutto. E quando vide questo Davide, ha visto un cuore unito, puro, singolo. Non c'era, e questo è un grande pregio di Davide, non c'era concorrenza nel suo cuore. Vi ricordate tutte quelle volte che poteva aiutare le sue situazioni contro il re Saul, poteva ucciderlo mentre dormiva? E non l'ha fatto, perché l'avrebbe disonorato il Signore, perché non doveva toccare il punto del Signore. Quindi lui poteva eliminare il suo più grande nemico e non l'ha fatto, perché l'avrebbe portato disonora sul suo Signore. E per dove ha trovato questa forza? Immaginiamo, no? C'è qualcuno, no? Immaginiamo, c'è qualcuno che tuo nemico vuole ucciderti e sta lì, sta guardando la bella vista, no? Il precipizio, che bello, e tu ti trovi proprio accanto a lui, no? Basta. Sei sano e sicuro, no? Davide poteva mettere fuori il suo più grande nemico e non l'ha fatto, perché il suo cuore era unito, era puro, era singolo. Meglio che muoio che disonano il Signore. E a Golia cosa dice? O tu chi sei a prendere in giro il Signore? Mi espongo alla morte, mi espongo alla morte per il mio Signore. Dove si trova la forza di fare tale cosa? Devi avere un cuore unito, puro. No, se c'è una concorrenza nel mio cuore, non posso avere quella forza, e il Signore non posso nemmeno darmelo. Il Signore, se il mio cuore è pieno di idoli, il Signore non può darmi la forza all'improvviso così, perché io non sono in quello stato giusto per ricevere forza dal Signore. Basta pensare che devo solo invocare il nome del Signore e Lui fa scendere potenza. Basta pensare così, perché non funziona così. Non funziona così. Se il mio cuore non è puro, non devo aspettare niente dal Signore. Infatti, Saul, che aveva un regno a motivo di un cuore diviso, ha perso tutto, perché il suo cuore non era puro. Davide, con un cuore puro, ha ricevuto tutto, e per le generazioni fino ad oggi si trova cose scritte di Davide come: ho fatto questo per l'amore del mio servo Davide. Salomone, che ha ereditato tutto da suo padre perché il suo cuore si è diviso, ha perso tutto, ha perso il regno, solo due tribù, perché il suo cuore, nel suo cuore c'era
delle componenze. C'erano altre motivazioni, altre passioni oltre a Dio. Quindi, come posso vivere la mia vita con Dio come la motivazione centrale, senza rimanere sempre a casa a pregare 24 ore su 24 ore? Che io esco, quando entro, Dio mi vede e io sto lì zelante per il Signore, zelante per il suo amore, zelante per il suo onore, zelante per il suo nome. Io vivo per Lui facendo tutto ciò che faccio. Questo è un cuore puro. Paolo, secoli dopo, affrontava la stessa cosa nella Chiesa, quando lui scrisse di Timoteo: infatti non ho nessuno di animo pari al suo che abbia sinceramente a cuore quel che vi concerne, poiché tutti cercano i loro propri interessi e non quelli di Cristo Gesù. Questo non significa che non posso avere un hobby e seguirlo, o che non posso avere altri interessi e seguirli. Chi ama lo sport, chi ama fare chi ama camminare, correre, va bene, tutto va bene, basta che il tuo cuore è puro. Però se il mio cuore è diviso, non c'è nulla che posso fare per far piacere al Signore. Se gli uomini integri come Paolo riescono a verificare questa condizione negli uomini di cuori divisi, quanto più il Signore i cui occhi scrutano i segreti, i nostri segreti, i tuoi segreti, i miei segreti. Il Signore in questo momento sta guardando nella profondità del tuo cuore e Lui sa precisamente lo stato del tuo cuore. E Lui chiama, fa un appello, rivolgiti a me. E tu dici: non ho la forza. Non so se avete mai sperimentato questo. Volendo rivolgerti al Signore, volendo rientrare in quel cammino intimo col Signore, ti trovi senza la forza di farlo. Non so se qualcuno qui, io l'ho sperimentato proprio senza la forza, dico le parole: Signore, vai, voglio che cammino meglio con Signore, dico le parole, ma il mio cuore non c'è, perché è indurito. E quando il mio cuore è indurito, il Signore ci dà la forma: ravvedetevi e tornate a me. E il mio cuore si indurisce quando io vado in ricerca di altri dei, degli idoli. Tra tutti i re successivi a Davide, non c'era mai nessun altro come Davide, se non Gesù solo. Anzi, del primo re di Israele, dopo la morte di Salomone, figlio di Davide, fu già scritto così: egli, questo diciamo il primo re di Israele del regno diviso, egli si abbandonò, no, suo figlio, abbandonò a tutti i peccati che suo padre aveva commessi prima di lui, primo re 15, e il suo cuore non fu tutto quanto per il Signore, suo Dio, come era stato il cuore di Davide, suo padre. Non era come era stato il cuore, non era tutto quanto per il Signore. Adesso mi fermo qui e possiamo continuare a meditare. La domanda è chiara: il mio cuore è tutto quanto per il Signore? Tutto quanto. Vi ricordate quella preghiera?
vedere se c'è qualche peccato nascosto, fammi vedere se c'è qualche idolo. E la cosa grande con il Signore è che anche se arriviamo fino in fondo, Lui ci ha dato una valvola di pressione. Non ci lascia, non dobbiamo rimanere lì in fondo. Devo solo riconoscere la mia condizione, il mio stato. Signore, sono lontano da te perché il mio cuore è andato in ricerca di altre cose. Ho peccato, lo confesso. Salvami. Salvami, Signore. Aiutami. Come i giudei e Israele nelle grotte, nel tempo dei giudici, dovevano sempre correre alle colline per nascondersi dai loro nemici, e ogni volta che si trovavano lì, cosa dicevano? Salvaci, Signore, salvaci! Noi passiamo dalla morte alla vita una volta solo. Dobbiamo essere salvati da tante cose nella nostra vita. Specialmente di un cuore diviso. Allora che il Signore possa benedirci e possa prepararci con il resto del programma. Bene. Gli annunci culinari fanno fare sempre. Allora siamo puntuali in ritardo, nel senso che stiamo portando avanti mezz'ora di ritardo. Abbiamo un quarto d'ora per un break di all'ingresso, ci saranno delle sorelle che serviranno qualcosa da bere. Alle 6:10 qui, altrimenti mi vengo a prelevare.